Uno sfratto ogni 40 famiglie sono gli ultimi dati che si riferiscono a Livorno, una vera e propria emergenza, quella che sta riguardando la città toscana. Dagli Afagi per l'Unione Inquilini avete pensato di organizzare insieme ad altre città una manifestazione per mercoledì 10 ottobre. Sì, certo, sono dati veramente spaventosi perché noi lo sapevamo, ci lavoriamo e anche senza fare statistiche sappiamo com'è la situazione, però dai dati proprio del Ministero, tra l'altro che sono consultabili sul web, risulta che Livorno è la prima città in Italia per sfratti per morosità incolpevole, cioè per quelli che perdono il lavoro e la casa. Il dato ufficiale del Ministero è una famiglia ogni 170 residenti e su quello abbiamo la maglia nera o maglia rosa, ma se depuriamo questo dato delle famiglie che sono residenti ma hanno la casa in proprietà, diventa una famiglia sfrattata ogni 40 famiglie, che è un dato francamente che ci mette in testa, cioè noi siamo i primi. È chiaro che andiamo molto convinti a questa manifestazione nazionale contro lo sfratto. Quante città hanno aderito a queste iniziative? E centinaia di città grandi e medie, anche perché questa calamità non riguarda, come immaginavamo, soprattutto le metropoli, cioè Milano, Roma, certo hanno dati spaventosi anche loro, ma in testa tra le prime cinque sono piccole e medie città, in testa tutte Livorno. In piazza mercoledì prossimo a partire da che ora e con chi? Dunque, noi alle 9:30 c'è il concentramento sotto la sede in via Pieroni 27, Piazza Grande, e dopodiché ci recheremo alla Landini, insomma in corteo, ma nel senso tutti insieme. Prima dal sindaco, cioè in piazza civica, per portare una richiesta, un appello richiesta al sindaco e poi dal prefetto, che sono le massime autorità che devono intervenire.